parlato del segreto della poesia, in modo illuminante ce ne ha parlato. Quello è il segreto alto, esoterico della poesia. Forse però, anzi certamente, la curiosità del pubblico che si interessa ai poeti, probabilmente più di quanto non si creda, vorrebbe, io credo, conoscere qualche cosa circa il segreto spicciolo della poesia. Direi forse il meccanismo della poesia stessa, cioè, in parole più povere, lei scrive delle poesie, alcune delle quali sono famose non soltanto per la loro importanza, ma anche per la loro concinità, per la loro estrema brevità. Mi illumino di immenso, è una delle più famose da questo punto di vista. Come le scrive lei, tecnicamente? Voglio dire, è il fatto musicale che primeggia in lei, o è il fatto concettuale, o è qualcosa che la tormenta all'improvviso e si chiude dentro se stesso, e anche in una stanza, prigioniero in un faro, come diceva Baudelaire, oppure per la strada, in mezzo agli altri uomini, in un tram, su quel piccolo treno di Marino, così famoso a un certo momento nella storia della letteratura contemporanea, proprio perché lei lo prendeva ogni giorno per andare a Roma e per tornare a Marino ogni sera. Ma si fa poesia non so, in senso non pensandoci, perché occorre farla. Ho scritto il primo libro di poesie, Il Porto Sepolto, certo. E poi una parte dell'Allegria l'ho scritta in trincea, e l'ho scritta su quei pezzetti di carta che mi capitava ad avere sulla cosa, l'involucro delle pallottole, certo. Di cartone, su delle cartoline in frantichigia, e così nel pericolo fra un tiro e l'altro, no? Così. Ma oggi normalmente il procedimento normale, ma non si sa, viene così d'un tratto un'idea, e poi questa idea vi tormenta, e poi scrivete qualche cosa, e poi vi ritorna ancora, e poi continuate, e a volte è un lavoro lungo, certo. A volte è un lavoro che si fa in pochi momenti, no? Non so, L'Isola per esempio è una che è una poesia lunga anche elaborata, certo. Del sentimento del tempo, è una poesia che mi è nata in una notte. Altre poesie brevissime mi richiedono 6 mesi di lavoro, non sono mai a posto, si seguono con l'orecchio, non si sa poi che cosa sia questo orecchio, non si sa che cosa sia, perché l'orecchio poi va dietro al significato, va dietro al suono, va dietro a tante cose, non si sa, insomma tutto deve finire col combinare e col dare la sensazione che si è espresso la poesia, no? Non si è mai espressa veramente, si è sempre scontenti, no? Si è sempre scontenti, no? Si vorrebbe che fosse detto diversamente, ma la parola è impotente, la parola non riuscirà mai a dare il segreto che è in noi, mai lo avvicina.